Rifughiamo tutto anche oggi, ragazzi, completamente in italiano. Allora, cominciamo con le pesche. Dai, vai, con Le le pesche, pesche. vai. Una, due, tre, quattro, Vai, adesso mettici il tappo, mettilo per il verso giusto. Vai con calma, l'hanno inserito al verso giusto, dai, c'è la scanalatura, ok, ferma, non premi la forte, piano piano, lasciala cadere dolcemente, alla corrente, alla corrente. Ecco, abbiamo inserito la presa di corrente, eh. Allora, ecco qua, fammi avvicinare con calma, sta uscendo il primo succo che è un succo di... Pausa. Allora, prima di mischiarlo con altra roba, assaggiami il succo di pesca. Vai, assaggiami il succo di pesca puro. Dammi la prova assaggio, solo pesca, che come viene? Assaggia. Aspettate. Oh, estremo, buonissimo. Buono, eh? Speciale, speciale. Andiamo avanti con l'esperimento. Ragazzi, la pesca è piaciuta. La pesca rimane buona, ma leggermente un po' polposa, anche se filtra tutto, quindi questa è quasi una schiumetta. Però diciamo che è un frutto un po' più grassetto rispetto alle verdure semplici. Vai Alessandro, vammi a provare questo qua, che è il melone, quello giallo siciliano, che in Sicilia vendono. Prima assaggia così, com'era? Metti dentro, spremi. Beh, metti il tappo prima. Aspetta. Gira finché trova l'avverso. Dai, eccolo l'avverso, ci sei quasi. Non spingere, non spingere. E di là. Vai, vai. Aziona. Ecco il melone siciliano liquido da bere. Vediamo gli scarti. Vai. Allora, abbiamo versato qua il melone, quindi ci sarà un po' di melone e pesca, però prevalentemente melone perché ha bevuto già quasi tutto. Com'è sto melone? Buono. Buono? C'è un po' di sapore di pesca. Ah. Vedi che c'è un po' di sapore di pesca? Sì, il melone però sembra che è meno polposo della pesca. Però la pesca sta, quando la pesca è ancora intera, Sì? È sa di quando è intera. vero, la pesca è da quando intera, invece il melone è una cosa più acquosa, più buona. Vai, butta dentro. Questo è un avanzo di pera. Adesso vai con la Allora, questo mela, questa è mela. un po' di vela. Sì? Poi ci mettiamo il sedano. Poi ci mettiamo un po' di finocchietto. Poi questa cosa Un di cetriolo, vela. spingi bene, inseriamo il tappo. Ok, ci sei? Piano piano, con calma, controlla che scende il liquido, sta scendendosi. Spingi. Aspetta, piano piano, proviamo a velocità 2. Sta uscendo qualcosa. Ok? Però troppo di colpo, capace che esce la polpa, è meglio farglielo fare piano piano. Comunque qualcosa è uscito, via. Solleva. C'era qualcosa che ha rallentato il processo. Soltanto non beviamo dopo, dai, facciamo tutto un bel sughetto, vai. Ok, vai Alessà, riempi. Due. Vediamo se E animali. carota, vai, metti il tappo, basta, basta, non riempi, non riempi tutto. Troppo è peggio. Vai, aziona. Sono due. Vai. Vai, metti dentro la frutta, vai Alessà, siamo insieme a te, vai. 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 Aspetta che metta uno, così facciamo meno casino, vai. Vai. Butta, butta. Vai.
Butta, butta, vai. Gli avanzi. Vai. Vai. No, no, basta. Ecco, pure questo, papà. Ci sono altre due pesette. Ok, tendiamo. Questo è il risultato, attenzione, aspetta un attimo, apriamo la macchina, togliamo il tappo, togliamo questo pezzo che va lavato, vedete? Se si riempie troppo questa zona qui intorno, poi dopo butta via anche la polpa dentro, quindi per questo bisogna tentare di pulirla ogni un bicchiere e mezzo di questo va pulita. Normalmente invece i scarti avrebbero dovuto andare a finire tutti qua, ma comunque ecco, c'è pericolo che rimangono qua e quindi intasano. Adesso Alessandro sta provando a vedere sto intruglio misto che abbiamo fatto, che però è tutta natura, oh. Quindi prendilo e assaggia, fammi la prova assaggio. Ricordiamo cetriolo, mela, pera. Buono! Raga, il sedano insieme alla mela e alla pera? È una cosa che uno dice, ma come che ci azzecca? È buono, raga. È buono. Non ci sta già pure tonda. Dai, aspetta, aspetta, prima fa la macchina del pollice in su. Allora, perché il video è quasi terminato, però Alessandro non sa se dovete mettere pollice in su o pollice in giù. Lasciamo al caso, macchinetta del pollice in su, vai, mischia. Mischia. Vediamo, lascia, dai. Gira la ruota, pollice in su e vai. Oddio no, oddio no, pollice in giù. Oddio, pollice in su, no, ragazzi, stavolta dovete mettere pollice in giù, sì.